Giuseppe Giacobazzi, ciao e benvenuto su scuola.net. Ciao. Il tuo è un grandissimo personaggio, forse uno dei più amati in assoluto. Come è nato, insomma, la comicità e quando hai iniziato con questa passione? Beh, è nato per caso, un po' per scommessa, e poi è andato avanti, ha progredito, si è costruito un impero per conto suo, poi pian piano siamo diventati simili. Tu in Romagna, abbiamo visto un tuo spettacolo in Romagna, è qualcosa di fantastico. Tutti i romagnoli vanno veramente pazzi per te. Questo grande amore per la terra. Noi in romagnoli siamo un po' i cosiddetti terroni del nord, e siamo molto campanilisti, amiamo i nostri territori oltre ogni limite. Poi devo dire la verità, non si può dire per noi romagnoli, parlo per me ma parlo anche per Paolo Cevoli, in Romagna abbiamo uno zoccolo duro di aficionados che è straordinario, quindi li ringrazio anche da qua. Parlando invece, visto che siamo di scuola.net, parliamo invece dei tuoi studi scolastici. Che scuola hai fatto e come andavi a scuola? Allora, io fino in terza media ero il cosiddetto secchione, bravissimo, ligio al dovere. Poi, improvvisamente, ho affrontato le superiori, scuola per geometri, sono un geometra mancato. E prima ho fatto politica, poi dopo la patacca ha preso il sopravvento e così sono arrivato alla terza e mi sono ritirato alle soglie della quarta, ed è il cruccio più grande della mia vita, non ho voluto completare gli studi. Questa proprio è una di quelle cose che mi è rimasta qua. Qualche aneddoto collegato magari ai professori, a quei tempi? Io mi ricordo bellissima la professoressa di matematica. Una volta lei dava i risultati dei compiti e poi scompariva sotto la cattedra, si sporgeva lateralmente e indicava il voto, no? Con me invece rimase in piedi, mi diede il compito e mi disse: guarda cosa hai preso. Io lessi ma, presi ma, per essere uno dei pochi che ha preso ma in un compito in classe di matematica. Un bel aneddoto senza dubbio questo. Voglia. Vuoi lasciare un messaggio ai ragazzi che ci stanno seguendo su scuola.net? E come no, divertitevi. Godetevi la vita, ma studiate e occhio. La vita è una, siamo di passaggio, è talmente breve per buttarla via che non ne vale la pena. È stato un bel discorso. Fantastico. Divertitevi, siete liberi, mi raccomando. Grazie mille.